iniziamo a parlare di The Northman. E vi anticipo, vi spoilerò, che sono gasato come poche volte. Sono veramente tanto gasato. Gasatissimo. Parliamo di The Northman. Prima di tutto vi faccio vedere la Steelbook Limited Edition, di cui pare appunto che non ci sia più i pre-order, però penso che li faranno, insomma, li riattiveranno presto o tardi. Questa è la Steelbook. Aspetta che vediamo se con un po' più di luce. La qualità della cam è andata a farsi fottere, non so perché. Oh, adesso un po' sta mettendo a fuoco. Questa è la Steelbook. La grafica mi piace tantissimo. È molto pulita. Spero che si veda decentemente. Ecco, finalmente ha messo a fuoco. Ciao Carlito, sto una mezz'ora e poi vado a Ferrara. Ah, grande, grazie mille per i 100 bit. Apro, vi faccio vedere che ho messo la carta che c'è sopra, fuori, l'ho messa piegata dentro come faccio sempre, cioè come faccio da poco. Questa è la carta che c'era sopra, messa così, con scritto sotto Steelbook edizione limitata, e dietro tutte le informazioni. Allora, adesso se volete vi dico anche cosa c'è dentro. Vabbè, dentro c'è sia il Blu-ray che il 4K, che è un'usanza carina per chi non ha fatto ancora il cambio di lettore. Scene eliminate ed estese, un'epopea senza tempo, i volti dei vichinghi. Insomma, ci sono un po' di contenuti. Purtroppo non li ho visti tutti, ne ho visti un pezzo. Il villaggio di Hamlet verso la virilità, le riprese dell'incursione, il gioco di Knut Leirk, paesaggio norreno, commento al film del cosceneggiatore regista e del regista Robert Egg. Il cosceneggiatore è una persona molto molto interessante, poi vedremo chi è. Figurati Marco, sono qua apposta a far... cioè, l'idea è che comunque, al di là del dire se mi piace o meno un film, se mi mandano un prodotto, la parte editoriale del canale o anche del sito è proprio far vedere il prodotto. Poi chiaramente non mi condiziona, certo. Ho parlato bene di alcuni... Questi sono i dischi, questo è il Blu-ray. Perdonami, ma l'ha messo a fuoco. Ecco, ora ha messo a fuoco. Questo è il 4K. Dai. Niente, non ce la vuole fare. Non ce la fa, perdonami, non ce la fa a mettere a fuoco. Mi è capitato di parlare bene, per esempio, di The Vigil, l'edizione, un video. Mi piace, ce l'ho, me l'hanno mandata tempo fa quando dovetti fare la recensione. Mi piace moltissimo l'edizione, non mi è piaciuto il film, per esempio. E l'ho detto. Questo per rispondere magari a chi dice: ah, parli bene dei film perché te li mandano. No, semplicemente no. Entriamo nel vivo della recensione di The Northman, perché sennò poi non passiamo a tutto il resto, perché ci sono i trailer, ci sono i dissing, ci sono le polemiche, ci sono un sacco di cose di cui parlare. Vediamoci il trailer e poi vi racconto un po' questo film. Ragazzi, io sono gasatissimo per The Northman. Veramente gasatissimo. Allora, andiamo nella modalità trailer. Purtroppo oggi non si può votare. Faccio un'ultima prova per vedere se il sito è ritornato. Nada. Now, behold. Madonna, ragazzi. Madonna, quanto ho goduto. Madonna, ragazzi, quanto ho goduto vedendo questo film, ragazzi miei. Mamma mia, mamma mia. Oddio, oddio, quanto ho goduto vedendo questo film. Allora, ho pensato mentre lo vedevo, ma non è horror, ma non è horror, ma non è horror. Poi alla fine
Non so perché mi sono convinto che in qualche maniera alla lontana questo film sia anche un po' horror. Perché le atmosfere sono veramente da incubo. È come se fosse un sogno, tutto un grande sogno, ma un sogno molto cupo. Erano anche tempi in cui vivere era veramente difficile. Vabbè, c'è questo, sapete, no, di che cosa parla più o meno, no? C'è questo re che viene ucciso, il figlio fugge per non essere ucciso pure lui, la moglie, madre di questo bambino, rimane invece imprigionata, insomma, lui scappa e giura vendetta contro l'assassino di suo padre, che era il re, insomma, il re di questo popolo nordico. Cresce, diventa una cazzo di bestia, diventa gigantesco, diventa... È uno dei fratelli Skarsgård, mi sembra lui, no? Adesso aspettate che mi apro anche l'IMDb. Ti sei convinto che è horror per parlarne? Infatti poi alla fine, esatto, Carlito, la morale era proprio quella, cioè per trovare un modo di parlare... Sì, Alexander Skarsgård è lui. Poi all'interno del film, ragazzi, c'è... Adesso vi faccio l'elenco perché veramente c'è da... C'è Skarsgård, c'è Nicole Kidman, Klaus Bang, ragazzi, che non è un nome famoso, ma è veramente bravo, un attore con una grande personalità che fa appunto, tra virgolette, il cattivo. Poi ne vediamo di che cosa parlo. C'è Ethan Hawke. C'è Anya Taylor-Joy, che è l'attrice, vabbè, di The Witch, sempre di Eggers, ma anche della regina degli scacchi. C'è Willem Dafoe. C'è questa signora che è Olwen Fure, che è l'attrice anche dell'ultimo Non aprite per la porta, che fa la sceriffa anziana. Tantissimi attori di livello pazzesco, chiaramente molti sono della cricca di Eggers, che lui chiaramente trovandosi bene riesce a riposizionare nei ruoli in cui pensa possano stare meglio. Mi ricorda molto le compagnie teatrali, no? Stessi attori mettono in scena cose diverse, un po' tanti registi si portano dietro i loro, finché possono, i loro attori preferiti. Questo dovrebbe essere il terzo. Sì. Prima solo tre cort... No, un video e due cortometraggi. The Witch, Lighthouse e The Northman. Incredibile che un regista così giovane, perché è veramente giovane, e agli inizi abbia già fatto tre film così belli, ognuno per motivi diversi, e così diversi anche, perché... La cosa che mi ha sorpreso di più di The Northman è vero che un po' mi aspettavo qualcosa di diverso perché comunque era un film... Cazzo, ce cioè, lo vedi anche dal trailer con... Sì, c'è il folklore, ma c'è tanta action, tanta violenza, anche se poi alla fine non è il film, non è Conan il Barbaro, no? Anche se un po' è Conan il Barbaro, nel senso che non è così distante sotto certi aspetti a proprio il Conan il Barbaro, il vecchio film con Schwarzenegger. Però non è un film action che potrebbe piacere a uno zarro che vuole un tamarro, che vuole andare a vedere un film tutto muscoli, ecco. Mi ha sorpreso tantissimo perché... In questo film vedo una capacità narrativa molto più... vicina a quello che non una capacità narrativa, perché la capacità narrativa c'era anche negli altri, uno stile narrativo molto più vicino a quello che è il mainstream. Sarà anche perché nella struttura della storia lui si è appoggiato a Shakespeare, no? Alla storia di Amleto, cioè proprio ha preso proprio come base quella cosa lì, no? Quindi l'omicidio del padre per mano di... Questo è un po' spoiler, ragazzi, però ve lo devo dire. Per mano del fratellastro del re.
Quindi è proprio la stessa dinamica, e quindi avendo anche una dinamica shakespeariana, no? Dove su cui poi alla fine si costruisce tanto del cinema di Hollywood, cioè anche Il Re Leone è basato sulla stessa dinamica, il cartone animato è basato sulla stessa dinamica di Amleto. Quindi vedere Egger su una struttura narrativa così classica, lo fa sembrare veramente molto più mainstream, molto più, con una storia molto più facile per le persone che la guardano. Se voi pensate a The Witch o pensate a The Lighthouse, sono storie molto più difficili, criptiche, strane, con un percorso narrativo molto strano. Mentre invece questo ha un percorso narrativo che è più consono alle nostre abitudini. Quindi è un Egger che può arrivare anche a più persone, questo qua. Persone che non necessariamente sono super cinefili, che hanno la resistenza, sono stoici e gli piace vedere scene super lente come noi. Io sono così alla fine. Cioè, a me piacciono i film che mi mettono alla prova. Questo è un film che comunque, con questo ragionamento, non voglio dire che è un film mainstream, che è un film che non ha un sacco di cose allucinanti e visionarie che appunto non sono proprio il pane del grande pubblico. Anzi, il film ha un sacco di scene visionarie molto belle, poi dopo piano piano le vediamo. Facciamo un attimo il punto. Uscito nel 2022 al cinema, io non l'avevo visto, però devo dire che non avevo tutto questo hype. E facevo male perché in realtà questo film al cinema faceva un effetto pazzesco, un audio bellissimo, una recitazione meravigliosa. Tra l'altro io ovviamente ho visto sia la versione doppiata che non tutta, la versione doppiata ne ho visto dei pezzettini piccoli, e anche solo la scena iniziale dove c'è un voice over, una voce fuori campo. C'è un abisso tra la voce in lingua originale e quella usata per il doppiaggio. Non che quella del doppiaggio sia brutta, ma c'è un abisso. Un abisso sia nella caratterizzazione che nella particolarità della voce, che nel pathos. Proprio non c'è paragone. Io continuo questa campagna perché qua in questo film è ancora più evidente. Cioè, da un lato c'è una voce che trovereste su un documentario, anche ben fatto, con lo stesso tono di un documentario. E dall'altro c'è un attore che sta recitando. Cioè, per me non c'è paragone. Senza nulla togliere al fatto che comunque la qualità dei doppiaggi italiani possono essere sicuramente migliori di tutto quello che c'è nel resto del mondo, io non lo so e non ho mai. Non so neanche se qualcun altro abbia mai fatto questo grande sondaggio o paragone. Però si dice, sai, sono quelle robe che entrano un po' nel modo di pensare. È un film meraviglioso sotto praticamente tutti i punti di vista: scenografie, scenari, paesaggi, vabbè, ma lì. Giocando in casa in posti meravigliosi vengono fuori delle cose stupende. Non posso dire niente sulla riproduzione storica degli elementi perché fondamentalmente tutti si riempiono la bocca con sta cazzo di riproduzione storica, riproduzione degli abiti, delle usanze, delle cose fedelissime. Lo dicono perché devono dirlo, l'hanno sentito, ma nessuno lo sa se è vero. Io posso solo dire che ho sentito dire su articoli, eccetera, che Robert Egger per ricostruire costumi, usanze di questi popoli norreni si sia documentato molto, e però c'è anche da sapere una cosa, che le informazioni storiche su questi popoli sono pochissime e sono scarse. Quindi bisogna anche un po' andare di fantasia dove mancano gli elementi. Quindi io posso credere, e ci credo pienamente, al fatto che Eggers, come Ari Aster, sia un regista che appunto gli piace tantissimo la riproduzione storica e quindi che abbia fatto una ricerca, gli credo. Uno degli esempi lampanti, e ora vi preparo l'immagine così lo capite meglio, uno degli esempi più famosi
perché ha scatenato polemiche da Webety dell'ultima ora. Famosi denti della Valchiria, ovviamente il web si è scatenato. Ah, che cazzo c'ha l'apparecchio? Io mai neanche per un secondo ho pensato all'apparecchio. Vedete che adesso si è visto troppo poco, chiaramente. Ecco, ce l'ho fatta a fermarlo. Tutti, che cazzo c'ha l'apparecchio? Ma che cazzo? Ma che merda? Vabbè, le rincoglioniti del web. In realtà, questi segni questi che vedete sui denti non è un apparecchio, non è una roba esterna, ma sono delle incisioni che si facevano alcuni popoli, eccetera, per abbellire, perché per loro era un abbellimento dei denti. Quindi si incidevano i denti, li limavano facendo questi solchi. E quindi è una cosa a parte fighissima comunque, che fa capire quanto comunque, appunto, questo è un elemento che è stato preso da delle ricerche storiche che ha fatto Eggers, e quindi questo vi fa capire. Io dal mio punto di vista non posso fare un confronto storico di questi elementi. È Trapper, esatto, brava Sara. Un applauso a Sara per la battuta. No, che cazzo ho fatto? Ah, ho cambiato scena. Cazzo, ho scoperto che posso cambiare scena con più e meno. No, sono andato all'inferno. Però ho scoperto delle cose interessanti. Comunque, posso solo dire che a me sono piaciute le scenografie, i costumi e tutto. Mi sembrava tutto molto credibile. Ecco, tutto qua. Questo film dura un botto, ragazzi. Adesso vi dico quanto dura. Dura un botto. E io vi garantisco che la mia sensazione quando lo guardavo è: ma sarà. Dura 2 ore. Vi giuro, non ci posso credere. Dura 2 ore e 17 da IMDb. A metà pensavo di aver appena iniziato. Perché mi stavo divertendo parecchio. Mi stava piacendo tantissimo. Ero consapevole che non avevo appena iniziato. Però avevo la sensazione di aver iniziato da poco, quindi quando ho guardato dov'ero, ho pensato: ah, mi è sembrato molto meno. Quindi veramente vola, secondo me. Non solo perché appunto ha questa struttura che da una parte chiaramente banalizza un po' l'andamento della storia, perché chiaramente voi sapete che questo bambino deve tornare a ammazzare il tizio. E pensate, in realtà voi pensate che torni e ci sia tutto un finale eroico, che pensate andrà come vi hanno insegnato gli altri film ispirati ad Amleto, perché lo sono solo in parte ispirati alcuni. In realtà no, e la cosa interessante è proprio che ogni scena, ogni momento del film sarà molto intrattenente, secondo me. Cioè, non ci saranno dei momenti in cui vi annoierete. È veramente ben raccontato. 2 ore e 17 veramente che non ho sentito. Anzi, a dir la verità, ero un po' dispiaciuto quando, appunto, mi sono alzato per bere, eccetera, per fermarmi un attimo, cosa che al cinema, tra l'altro, non si può fare. E ho visto che stava per finire dalla timeline. Ho visto che stava per finire. Ero un po' anche affranto. Pensavo, ma me ne guarderei 4 ore di un film del genere. Perché è un film che ha una grande varietà di scene, di momenti diversi. C'è sia la parte action, a parte che è veramente poetico. È veramente un film estremamente poetico. È scritto benissimo, ha dei testi meravigliosi e ho scoperto dopo aver visto il film, quindi dopo che mi sono andato a cercare un po' di dettagli sullo sceneggiatore, eccetera, ho scoperto anche perché il film è scritto, adesso vi dico il nome esatto, si chiama Sion. Lo sceneggiatore, che in realtà, che ha scritto a quattro mani con Egger questo film, in realtà è un poeta, scrittore vediamo, islandese, perdonatemi, islandese infatti come Björk,
molto apprezzato, insomma, scrive da, è nato nel 62, quindi scrive veramente da tanti anni ed è stato anche coautore dei testi delle canzoni di Björk. E devo dire, ragazzi, che i testi di questo film sono meravigliosi. Infatti, adesso magari le traduzioni sono anche buone e sono anche interessanti le traduzioni di questi testi, sarebbero da analizzare, però anche lì, proprio perché a scrivere i testi. Perché non ci sono solo testi, dialoghi, ci sono anche. Ma anche i dialoghi sono stupendi. Ecco, anche per questa ragione, sentire il film in lingua originale, chiaramente dovete un po' capire l'inglese e farvi aiutare dai sottotitoli, nel mio caso, ma se capite bene l'inglese vi godete proprio ciò che è stato scritto. E chi l'ha scritto non è uno sceneggiatore qualunque, ma è uno scrittore affermato, è un poeta. E lo stile è veramente iperpoetico. Certo, non è Shakespeare. Però è da Shakespeare che parte, quindi è molto, molto figo secondo me. Tra i tre film, questo ti piace di più o di meno? A me questo qua, adesso io sono nella modalità, questo è il miglior film di. Questo secondo me è il miglior film di Robert Eggers fino adesso. Perché non mi faccio condizionare nella scelta del. Insomma, nella mia preferenza dal contenuto. Cioè, molti diranno che il miglior film di Eggers è The Witch, perché ci sono le streghe. A me piacciono le streghe, ho capito. A me piacciono i film in bianco e nero, ma non significa che sceglierò The Lighthouse. Io penso che la cosa bella di questi tre film è intanto, appunto, come ho detto all'inizio, che lui sia riuscito a cambiare. Tanto a fare tre film molto diversi tra loro, anche se in tutti c'è una mano, c'è un metodo, ci sono degli intenti che sono comuni. Molti lo considerano il meno bello, infatti. Perfetto, allora guarda, sono ancora più convinto di quello che dico, perché di solito i molti dicono cazzate, i pochi dicono cose giuste. Oppure sono i matti. Io forse sono il matto. Non mi faccio condizionare dal tema, cioè per me è come il discorso di Pascal Ager, Martyrs è meno bello, è fatto meno bene della Casa delle Bambole, Incident in a Ghostland, è un film molto più maturo, con una sceneggiatura più complessa, girato meglio, con una sceneggiatura più articolata e più d'effetto, con tantissime cose interessanti e difficili da rendere. Mentre invece Martins è un film molto più lineare, molto più facile. Semplicemente la tematica. Perché non si sente un cazzo? La tematica di Martyrs è molto più sentita. Diciamo che quel tipo di persona che definisce noiosi questi film, non è qua, non sarà mai qua. E se viene qua per sbaglio, ci resta poco. Non resiste molto. Perché non capisce niente di quello che diciamo. Non capisce perché ci possa piacere un film che ha dei ritmi lenti. Ciao, l'esposito primo. Quindi io lo trovo il film più bello perché mette in campo molte più cose, molte più tecniche, molte più messe in scena. Ci sono delle messe in scena fantastiche nel film. Purtroppo, una delle più belle, non mi va neanche di farvela vedere. Sì, ho un canale YouTube, lo trovi nei link. Oppure fai punto esclamativo YouTube. Non ve la spoilero perché si vede un pezzettino nel trailer, però se la scena finale è vicino al vulcano, per me è una delle scene di cinema più belle degli ultimi anni, veramente qualcosa di mastodontico. C'è anche una scena molto particolare in The Northman, questo lo capiranno di più quelli che l'hanno già visto, che riguarda un'arma che lui deve ottenere per combattere, per portare a termine la sua vendetta e per prenderla deve avere a che fare con un antico guerriero morto ormai, quindi un non morto fondamentalmente. E questo combattimento avviene a livello mentale, ma questa cosa non è chiara all'inizio. È molto bello come è realizzato a livello cinematografico, come è raccontata questa cosa qua. Quindi è figo perché Egger riesce anche a trasformare un film action, cioè che ha delle scene action, ma le rende anche sofisticate nel loro inserendole in un certo modo all'interno del film. Alla fine, The Northman, si era capito, è un revenge movie, eh?
come alla fine lo è anche Amleto, come lo sono anche tantissimi altri film. Ovviamente è un film con tantissimi contenuti, è un film molto edipico, diciamo, c'è un rapporto con la madre particolare. E non so quanti di voi l'hanno visto The Northman, però non mi sembra molti, perché ho visto i commenti, non mi state facendo domande specifiche, quindi vuol dire che magari molti di voi non l'hanno visto, quindi cerco di non spoilerare. E comunque, ragazzi, c'è da spoilerare, nel senso che voi dite, ah, ma mi sembra un film che ha una trama lineare, insomma, lui deve vendicare il padre, torna, lo ammazza e vince. Attenzione, perché sarà meno scontato di quello che potete pensare. Non voglio spoilerarvi come va a finire, però sarebbe stato interessante parlarvi di un aspetto del film. Però vi voglio dire una cosa, che è una cosa molto bella di The Northman. Lui vi racconterà il cattivo, come potete immaginare. Il cattivo è lui, il fratello del re, che lo ammazza. Ma la cosa bella del film è che fino a un certo punto... è proprio qua la cosa interessante. Non è tanto la storia, ma la retrostoria. Cioè, e anche qua vedete che poi alla fine non è tanto la trama, ma i personaggi contano. Le persone. L'umano. Perché poi alla fine il cinema, ragazzi, è il racconto dell'umano. È il racconto dell'uomo. Quindi le sfaccettature dell'uomo, della personalità, della storia dell'uomo, di come si evolve, di come sbaglia, di come ricomincia. E quindi, se la storia è lui deve vendicare l'assassino del padre che è il fratellastro, perché poi alla fine non conta tanto la storia come andrà a finire? Perché dietro a questo odio che noi proveremo, in realtà c'è altro, no? C'è altro, perché a un certo punto ci renderemo conto che non ci sono i cattivi. I veri cattivi non ci sono, ma è una catena. È una catena. Come... è una catena di cattiveria, di male e di bene, di amore e di odio, di violenza e di carità. Quindi tutti i gesti che influiscono con le azioni future nostre e degli altri, che si ripetono all'infinito. Quindi fondamentalmente Egger fa una cosa fighissima, cioè vi prende per mano e vi dice venite a vedere questa storia, e voi cazzo vi incazzate, dite bastardo, è ammazzato, è... Tra l'altro il rapporto col figlio in pochissime scene è raccontato benissimo, quindi voi sentirete subito il dispiacere per la morte del re, perché veramente in tre scene Eggers vi fa capire quanto sono legati padre e figlio. Ed è stupendo. Ed è una delle sue abilità. Ma durante il film inizierà a mettervi dei dubbi incredibili. Ed è questa la cosa bella del cinema. Non è la storia, ma proprio la sua capacità del cinema di farvi pensare. Cosa è giusto, cosa è sbagliato. Tutto quello in cui credevate è giusto. Ecco, in questo film c'è proprio questo. Cioè a un certo punto dite, sì ok, quello è un bastardo, però questo, quello e quell'altro, insomma. E capite che siete davanti alla storia del genere umano, praticamente. A qualcosa di più grande, più poetico, più maestoso. E infatti è molto maestosa la scena finale del combattimento. Ci sono tante cose anche carine a livello visivo, ci sono delle cose meravigliose. C'è anche tutta una parte in computer grafica, però non come la potete intendere, tipo film della Marvel dove ci sono esplosioni, no. È una computer grafica usata per creare delle scene, diciamo, tra virgolette illustrate, tra virgolette, con uno stile particolare, onirico, dove ci sono delle rappresentazioni particolari. Mi è piaciuta molto perché... un Eggers così di genere, quindi con degli approcci anche così, ecco, quasi alla Tim Burton, qualche scena particolare alla Tim Burton, potrei dire.
Mi è piaciuto vedere questo tipo di rappresentazioni che erano completamente nuove nel suo cinema. In The Witch e in The Lighthouse non ci sono. Eggers, tra l'altro, ha iniziato la sua carriera nel cinema come scenografo. Quindi il fatto che lui curi tantissimo proprio l'ambiente, come se fosse l'ambiente fosse un personaggio a sé e principale nella storia, lui lo cura tantissimo. È per questo che tutti i dettagli dell'ambiente poi è sempre protagonista in tutte le scene. Insomma, secondo me questo qua è in assoluto il miglior film di Robert Eggers. Poi chiaramente a livello tecnico, come ha messo in campo proprio un sacco di scene che non ci sono negli altri film, perché è come se gli altri film fossero meno variegati di rappresentazioni. Qua invece sono veramente tantissimi tipi di rappresentazioni, modi di raccontare la storia, davvero molto diversi. C'è tantissima roba dentro ed ha anche uno stile narrativo molto vicino a quello più comune, chiaramente occidentale, legato appunto a Shakespeare, a questo tipo di racconti. Quindi arriva molto di più un film del genere. Anche appunto a un non cinefilo che per sbaglio viene trascinato dentro al cinema a vedere The Northman e può anche alla fine uscirne e dire sì, beh, ok, magari non mi è dispiaciuto, piuttosto che i suoi film precedenti che erano un po' più strani, un po' più difficili per il grande pubblico.